I pomodori, i pomodorini, io penso che sono amati da tutti. E più di 60% delle ricette richiedono i pomodori. Oggi voglio condividere con voi i miei metodi per conservare i pomodori. Mi piace molto sperimentare, mettermi alla prova e ne sono certa che almeno un metodo oggi troverai quello che ti piacerà di più. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. E allora iniziamo. Lavo i pomodorini, ho qua diversi colori. Se vi dà fastidio potete pulirli come faccio io in mezzo. A me va bene anche così, senza, basta dividerli a metà e li mettiamo ad essiccare. Voglio farvi vedere come io li faccio essiccare e dopo li metto sott'olio. In questo modo riesce ad essiccarsi meglio. La cosa importante è quando li mettiamo ad essiccare, dobbiamo mettere il sale. Ho messo il sale e origano. Il sale aiuta, toglie la umidità e si seccano molto prima. Voi, se volete, potete essiccarlo anche in forno, solo che bisogna molto più tempo e anche il consumo energetico è molto più alto. Però se decidete di farlo al forno, li tagliate a metà. Io adesso vi faccio vedere una foto, sono intere. Voi basta che li tagliate a metà e li mettete ad essiccare a 60 gradi. Eccoli qua, sono pronti. Allora, io qua ho preparato i pomodori essiccati, non li ho essiccati di tutto, adesso vi provo a farvi vedere, vedete, sono essiccati, però sono morbidi, cioè elastici. Li metto in questo barattolo, aggiungo un po' di aglio in polvere, dopo di nuovo metto i pomodori, di nuovo aglio in polvere, e dopodiché copriamo tutto con l'olio. Non deve bollire l'olio, però che arriva al bollore. Ecco, lo spegniamo prima e mettiamo l'olio sopra. Loro comunque sono molto saporiti perché abbiamo aggiunto prima sale e origano. Prima ho sterilizzato i barattoli, adesso non li metto più a sterilizzare, se no si ammorbidiscono troppo i pomodori. L'olio è abbastanza bollente, è abbastanza caldo, per cui si sterilizza così il tappo. Lo chiudiamo, lo mettiamo con la testa in giù e li lasciamo così finché si raffredda. Possiamo condire la pasta, possiamo fare le bruschette. Io non vi posso ridare quanto sono buoni. Ad esempio possiamo fare anche dei antipasti, ad esempio anche così con il pane, una mozzarella. Una parola solo, troppo buoni sono. Anche questo metodo mi piace molto, semplicemente con il coltello faccio la crocetta sul pomodoro e lo premo mentre lo metto in barattolo, così mi entrano più pomodorini. Dopo chiudiamo, lo mettiamo tutto per sterilizzare per 40 minuti, che così loro si cucinano bene dentro. Non ho aggiunto né sale, né zucchero, né olio, niente. Li ho lasciati proprio così naturali come sono. Dopo loro comunque rilasciano la loro acqua, la loro dolcezza, il loro sugo. E qua guardate cosa ho fatto con i pomodorini essiccati. Qua vi sto facendo vedere, se voi non avete pomodorini piccoli, se ne avete questi più grandi, li potete fare in questo modo. Ho tolto la polpa, ho messo un po' di sale e così loro riescono ad essiccarsi prima. Ho messo ad essiccare anche l'aglio, abbiamo bisogno di cipolla e di basilico.
Qua ho fatto un esperimento, ho frullato un po' di pomodoro, ho aggiunto un po' di sale verde, quello che l'abbiamo fatto l'altra volta sulle spezie, ho provato a desiccarlo così. Io non ce l'ho il vassoio per le essiccatrici e ho voluto provare, invece fallito, non riesce perché la carta si è essiccata troppo e si rompeva, per cui non provate. Ecco, adesso per questo metodo, per questa ricetta, abbiamo bisogno di pomodorini essiccati al 100%, cioè praticamente loro si rompono quando li prendi in mano. Allora, li metto a frullare, a tritare, però non li faccio polvere, ok? Li ho voluti io così. La stessa cosa anche con l'aglio, con la cipolla e con il basilico. Li tritiamo, ma non di tutto, non li facciamo polvere. Ecco, se riuscite a capire quello che intendo io anche con il basilico l'ho fatto con la mano perché ho paura che se lo mettevo in frullatore me lo frullava troppo. E adesso aggiungiamo basilico, questo pomodorino, l'aglio e cipolla. Guardate, non bisogna aggiungere né prezzemolo né niente, non vi posso redare questa spezia qua, lo possiamo usare anche sopra le bruschette a condire tutto. C'è una dolcezza di questo pomodoro veramente spettacolare. Io sono rimasta molto molto soddisfatta del risultato. Aggiungo un po' di sale per la migliore conservazione ed ecco, è fatta. Così abbiamo già pronto per le nostre ricette. Andiamo con la prossima. Frullo un po' di pomodoro, quello più maturo, aggiungo il basilico e anche i pomodorini piccoli che magari erano troppo maturi. Di tutto, ho messo tutto a frullare. Di nuovo prendo i pomodorini, faccio il segno della crocetta, di nuovo li premo bene che così non mi entra più. Allora, aggiungo un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero. Quanto sale, tot di zucchero. E dopo tutto quello che abbiamo frullato, metto dentro un barattolo. Dopo chiudiamo il barattolo, lo mettiamo a bollire per 45 minuti. Zucchero l'ho messo per controllare l'acidità del pomodoro. Voi potete fare anche senza. Per i miei gusti è meglio quando aggiungo anche il zucchero. E guardate, abbiamo ottenuto comunque i pomodorini, sono interi e c'è anche il sugo della polpa. Allora, partiamo con il prossimo metodo. Qua ho i pomodori già più grandi, li ho lasciati che si maturano bene quando li ho visti già bei morbidi. Allora partiamo. Metto l'acqua bollente per riuscire a prendere la buccia. Dopo verso l'acqua bollente e subito in acqua fredda. In questo modo riesco a togliere prima la buccia. Li tagliamo in 4-5 parti, dipende dalla grandezza del pomodoro. Dopo ho aggiunto un pezzettino di foglio di alloro, ho aggiunto un po' di pepe nero e dopo un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero. Credetemi che se mettete quanto sale, totti e zucchero, c'è una combinazione e un gusto spettacolare. Chiudiamo bene e lo mettiamo a bollire per 45 minuti. E questo è il mio metodo preferito, io semplicemente lo adoro. Ho messo i pomodorini a sorfriggere in un po' di olio, ho aggiunto anche un po' di basilico così per l'aroma.
per dare un po' di profumo, nello stesso olio taglio anche a cubetti la melanzana. Lo soffriggiamo anche la melanzana. Allora, voi non vi immaginate il pomodoro soffritto in olio, che profumo dà. Allora, qua prendo di nuovo, e sempre per questa ricetta ci serve anche un po' di salsa. Prendo i pomodori, metto acqua bollente, insomma, sbuciamo, tolgo la buccia, ho aggiunto sedano, ho aggiunto cipolla e anche l'alio e sale e un po' di zucchero. Allora, facciamo la salsa, lo metto tutto a bollire per circa 40 minuti. Dopodiché ho messo tutto a frullare, ho visto che era ancora troppo liquido, ho rimesso di nuovo a bollire altri 5 minuti. Tolgo il basilico, ho aggiunto il basilico alla fine. Il basilico non lo lasciamo dentro che sennò diventa amaro. Ho sterilizzato i barattoli, ho aggiunto un po' di melanzane che le abbiamo soffritti prima, questi pomodorini soffritti, e mettiamo questa salsa. Se voi prendete un barattolo così, basta scaldarlo, mettete sopra la vostra pasta e il primo è pronto. Vi dico che se lo dovete provare, fatene di tanti perché finiscono subito. E se non vi piacciono le melanzane, potete mettere soltanto i pomodorini. E ho messo tutto a sterilizzare per altri 15 minuti. E visto che parliamo di pomodori oggi, allora condivido con voi anche una ricetta stupenda. Ho preso l'acqua bollente, ho tenuto il pomodoro 3 minuti, ho tolto la buccia, lo tagliamo a fette più sottili possibile. Io non sono riuscita a farle troppo sottili perché il mio pomodoro era maturo, e tanto maturo. Da una parte va meglio perché è molto più dolce, però da un'altra si rompeva. Ho messo un po' di sale, un po' di origano e anche l'aglio. Mettiamo 2 uova, sale, pepe, prezzemolo, 2 cucchiai di panna, panna chef, quella dolce. Ho aggiunto dentro anche un po' di formaggio e anche un cucchiaio di farina. Allora, prendo la maizena, metto il pomodoro prima maizena, dopo lo metto in questo composto che l'abbiamo fatto e lo mettiamo a soffriggere. Io non vi posso ridare che profumo che qua c'è dentro. E qua abbiamo messo un po' di yogurt bianco, erba cipollina e un piatto veramente squisito. Ne sono certa che se lo proverete vi piacerà molto. Dicono che le cose fatte in casa ti fanno vivere a lungo, questo non lo so, ma di una cosa sono certa e sono sicura, le cose preparate in casa non ci sono neanche paragoni con quelle comprate al supermercato. Il mio video finisce qua, se ti è piaciuto sostienimi con un commento, con un mi piace, noi ci vediamo presto. Ciao ciao!